Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Saluti, eccoti qui a Rocket e benvenuti ragazzi, incredibilmente della nuova parte di Pokémon Universe Across Time and Space. Ebbene sì, a quanto pare questa demo ragazzi non è finita, però come sempre conto sul vostro supporto per farla continuare. Infatti ragazzi, per questa parte inedita su YouTube Italia, praticamente anche in generale a quanto pare, vi raccomando ragazzi, raggiungiamo i 400 mi piace per un prossimo episodio ragazzi su questo fangame che ci sta veramente regalando delle magie un po' in negativo alcune volte, ma dettagli ragazzi, non ci facciamo tanto caso. Allora, fuori parto ho catturato anche uno Star, ragazzi, perché da solo con Bipap non potevo continuare, era fuori discussione, mi veniva tipo un esaurimento nervoso, ve lo posso assicurare. Quindi proseguiamo sul Tongapath. Questo qua ragazzi è un percorso inedito che hanno messo in questa nuova demo, quindi non so minimamente cosa stia per succedere. Può anche arrivare tipo, non so, Ultra Necrozma, che io non me ne accorgo. Ok, Picnicker Siena, perfetto, con Shinx. Allora qua ragazzi i livelli sono abbastanza alti, poi io conto di allenare un pochino Starly, insomma switchando, e andare tutto secondo i piani, speriamo quantomeno, se no siamo veramente messi male. E tra l'altro bellissimo Windows che mi interrompe con la sua finestra pure mentre registro, ma dettagli ragazzi, cioè Windows ha la priorità assoluta, fantastico. Come vedete ragazzi andiamo molto molto veloce e questo mi piace veramente tanto, perché insomma non c'è quel ritmo lento come se sono altri fangame dove veramente non puoi correre a quanto pare alcune volte, non puoi velocizzare. Qui guardate, puoi velocizzare con la barra spaziatrice, mi piace veramente tantissimo sta cosa. No, non posso affrontare, per me è tipo una divinità quel coso a livello 8, non posso toccarlo. Comunque ragazzi, faremo ancora questo episodio, poi come vi dico ai 400 like, se arriveranno mai, faremo anche un'altra parte, la quarta, questa qua è la terza. Quindi ragazzi mi raccomando, 400 mi piace, perché se no ragazzi questi fangame, adesso mi sono abbastanza deciso a fare così perché ci vuole supporto per questi fangame, se no ragazzi è inutile che me li gioco praticamente da solo con altre poche persone. Quindi, ragazzi, è logico così. Fantastico, mi sono preso un sacco di esperienza anche con Starly, veramente top. E qua non ho preso i repellenti, forse. Mi sa che farò un salto al centro Pokémon, ragazzi, al Pokémon Market, e mi comprerò qualche repellente. Sennò qua non andiamo mai, mai più avanti. Poi però ti accorgi che non hai soldi, quindi il malvagio piano dei repellenti, ragazzi, va letteralmente in fumo al primo colpo. Vabbè, non importa, non importa, ragazzi, cercheremo di farcela così. Grazie gioco per darmi molti soldi quando vinco le palestre. Ragazzi, allora, io ho vinto la palestra nella scorsa parte con molta difficoltà, se avete seguito la parte, e boh, non è possibile. Oddio, no, la scimmietta è tornata ragazzi, livello 6 pure, e OP non mi farà scappare, quanto ci scommetti? Guarda, ma non... No, ma non avrei mai detto che non potevo scappare. Allora qua ragazzi, questo qua lo eviterò proprio di rabbia e andiamo avanti. No, ma qua... Oddio, adesso mi becca, adesso glitcho il gioco. Adesso mi vede sicuro. È impossibile che non riesca a vedermi, cioè è una cosa matematica. Vabbè ragazzi, adesso appare il glitch di Mew e tanti saluti. Vabbè, non importa. Vabbè, se Macho, ma è a livello 10 la nozione, cioè non gli faccio niente. Allora, questo Macho, ragazzi, che è ancora più simile con Fron, infatti anche Macho bene, quindi percorsi di Sinno. Adesso mi farà, caramba, Karate Chop, dannazione. Sì, vabbè, ancora un po' più di rando magari potevi farmi, tipo, non so, togliermi tutta la vita, andavo al cimitero, almeno, dai, andavo alla torre di Lavandonia, non lo so. Focus Edge, quindi si prepara a crittare sto coso. Ok, velocità diminuita, mi piace, però non è una bella co... Dai, non ci credo, Critical Hit mi lascia con uno. Non ci credo, ragazzi, veramente. Adesso posso fare, dimmi che ho attacco rapido con Starly, ti prego, dimmi di sì, se no ho perso, ma che fossi in palestra. Oh, no, dove avevo attacco rapido, dove avevo imparato. Che bello ragazzi, che goduria, veramente godura massima. Mi prendo tanta di quell'esperienza che veramente faccio impallidire chiunque, guardalo. Sì, questa sì ragazzi, che vita, tre livelli con un Pokémon, devo imparare attacco d'ala, ma siamo veramente ragazzi, veramente sull'onda dell'entusiasmo qui. Molto bene, qua cosa c'è? Una tizia con un cartello, cosa dice questa? Sto osservando l'interazione tra gli allenatori, beh continuo, io non ti disturberò mai nella vita, quindi prego. Allora, qua c'è un'altra allenatrice, ragazzi, l'ultima per fortuna del Tongapath, e ci dice se amiamo i Pokémon di tipo erba. Direi che dopo la scorsa palestra, che non era di tipo erba, aveva i fiori. Tanto qua abbiamo Badu che si era buggato. Vabbè, non importa. Wing Attack, via. Lo one shotteremo sicuramente. Fantastico, veramente fantastico. 122 punti, che non so se sia un Pokémon Baby Badu, ragazzi, da veramente un sacco di esperienza. E Shroomish, va bene. Ormai, ragazzi, Starly con quella vittoria su Machop ha preso il largo. Cioè, veramente, è proprio quello di cui aveva bisogno quella vittoria. Tanti punti esperienza, adesso è praticamente sull'onda dell'entusiasmo, della potenza.
Forza. Quindi tanti saluti a tutti. Bene, 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 bene. Cosa ci aspetterà dopo questo percorso? Ragazzi, lo scopriremo adesso, in quanto stiamo per uscire finalmente dal Tongapuff e andare... E andare dove? Dove? Dove andiamo? Dove andiamo? Non si sa. Si è bloccato tutto? Ah no, ok. Ragazzi, ci ha messo un attimo a caricarsi, non so perché. Va bene. Ok. Il tuo Pokémon dovrebbe essere curato. Ah, mi ha curato i Pokémon mentre sono passato da un percorso all'altro. Ok. Allora, questo bulletto non mi sfida. E invece mi sfida. Cioè, veramente, per fortuna che posso velocizzare. Sennò qui faremo veramente una brutta, brutta fine. Tommy, com... No, lotta in doppio? Lotta in doppio? Ma da quando si fanno le lotte in doppio? Cioè, non ho capito. Oddio. Questa cosa non me l'aspettavo mai nella vita. Allora, farei... Posso pure... No, vabbè, fantastico questa cosa delle lotte in doppio. E anche Babbo colpisce entrambi. Cioè, Babbo colpisce appunto tutti e due. Fantastico. Però non sarà molto efficace. E tanto qua, ragazzi, con le lotte in doppio sembra un po' di essere sul 3DS, sinceramente. Con un po'... Non so, sono un po'... Non so, non dico lente le lotte in doppio, però vanno un pochino più lento rispetto a quelle normali. Ci sta, ci sta, perché ci sono 4 sprite, voglio dire, quindi... Va bene. Growl, vediamo di portarci veramente a casa questa volta, perché c'è pure Pikachu. Dannazione, ragazzi, cioè, hanno messo pure Pikachu. Vai, ok, Pikachu se n'è andato con un crit incredibilmente prepotente e statico. Vabbè, guarda, no, Pikachu ti odio, veramente non ti posso sopportare. Fantastico, ci poniamo tanta esperienza, speriamo di far fuori anche questo coso. E Pipap deve ancora un po' ingranare questo episodio, veramente. Facciamo attacco rapido, non se ne parla più. Tanto sicuramente saranno più veloci anche con la paralisi. Fantastico. Come? Cioè, non gli ho fatto niente neppure stab. Mamma mia, questi otakami mi fanno veramente arrabbiare. Non sapete quanto, ragazzi, non sapete quanto. Ok, sembra veramente avere un ottimo stile. Certo, certo. Allora, spero di non incontrare i Pokémon selvatici, ragazzi. Aspetta, Rocket. Oddio, fermi tutti, chi è questa? Ah, è la capopalestra di come si chiamava la città, non mi ricordo. Tonga, forse, Tonga Town. Ho dimenticato di darti questo insomma, riconoscimento. Ah, MN01. Ragazzi, vecchi ricordi, oddio, l'MN addirittura. Questo è un po' nel passato, veramente. Mi dà taglio e ci sono alcuni piccoli alberi qua sotto, vieni a vedere. Ah, no, ragazzi, io non sono più capace di usare l'MN, sì, veramente, non sono più capace. Oddio, c'è pure quel miau devastante, quanto ti odio. E sì, miau. Vattene, per favore, non ti voglio più vedere. Allora, devo andare qua sotto oppure no? Non lo so, ragazzi, non lo so. Adesso mi sa che farò poi, insomma, qualche magheggio in giro per la parte. Tanto sono paralizzato pure, veramente non ci voleva questa cosa. A quanto pare là sotto non c'era niente, la strada giusta è questa. Oddio, ragazzi, il nostro rivale Ursa con un Pikachu. Vai, Pokéball, cattura un Pikachu, Ursa, eccolo qua. Figo, finalmente ho catturato un Pikachu. Vabbè, contento te, guarda. Vabbè, dai, lasciamo stare. Quindi adesso ne ho uno, due, tre Pokémon. Attenzione, ragazzi, fa progressi questo piccolo Ursa. Eccolo qua, cioè, si spaventa pure poi di me. Va bene, come potrai catturare un Pokémon se poi ti spaventi dal Rocket? Ah, quanti Pokémon, insomma, hai tu? Hai due differenti tipi di Pokémon. Beh, tu ne hai tre, ma saranno tutti scarsi, immagino. Ok, lasciatemi stare, ragazzi. Oddio, ragazzi, oddio. Dio, quello non dimmi che è un team malvagio, perché veramente impazzisco. Dammi il mio Pokémon indietro. E c'è questa ragazza che evidentemente è stata shippata dai suoi Pokémon. Che succede adesso? Seguiamoli. Aspetta un attimo che qua... Spero ci siano i repellenti. No, non ci sono i repellenti. Battaglia in doppio. Troppi Pokémon già, ragazzi. Oh, uno è Machop, un Pokémon che ha questo. Molto bene. Allora, dimmi che è un repellente, un antiparalisi? No, un antidoto, perché? Ah, vabbè, non importa. Allora, qua, ragazzi, ci sono veramente troppi Pokémon, veramente troppi. Cioè, io faccio un passo e trovo 4 Pokémon. Non è normale questa cosa, come tutti i fangame. Veramente, è totalmente sbagliato. Quindi mi sa che farò, insomma, un taglio se c'è troppa erba qua sopra. Una battaglia in doppio. Ok, questa qua me la posso fare. Questa qua la posso tranquillamente fare, questa battaglia in doppio. Con Ella e Emma, con Skit e Mincino. Ok, Pokémon veramente molto molto vari. Bene, possiamo fargli male, mi ha curato, grazie. Ok, ora sono di nuovo, ragazzi, sono tornato veramente potente. Dai, con Machop dovremmo cavarci veramente in pochissimi secondi, in teoria. Gli facciamo tanto danno a questo Skitty. Dai, Machop, usa cavate chop su quello giusto. Quanto gli fa? Vabbè, al prossimo turno abbiamo vinto, evidentemente. Quindi Wing Attack e tanti saluti. Baby Doll Eyes, che sarebbe occhioni teneri, una cosa del genere, se non ricordo male, come mossa. Grande Starly, veramente grandissimo, livello 12. Cioè, sembrava ieri che era livello 6, adesso è livello 12, era così.
random. Fantastico, fantastico. Questa battaglia dopo ce la siamo levata e questo sfondo è abbastanza strano con questo albero. Boh, non lo so, ragazzi. Veramente molto, molto particolare. Ok, siamo su questo percorso e non c'è mai esserci altro da fare. Veramente bello questo percorso, ragazzi. Mi ricorda proprio Sinnoh. Oddio, questa qua è un MT? È un MT questa? Dai, non ci... Mamma mia, che odio. Veramente che odio, ragazzi, queste cose. Cioè, ho fatto... due passi, ho beccato 6 Pokémon. No, 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 questa cosa qua le detesto. Ok, MT che contiene... Boato, ma seriamente, che schifo Boato. Siamo arrivati però a questo bivio e aspettate voi due. Aspettate anche me. Ah, ok, ragazzi, questo qua ho letto, è tipo una vostra parente. Ok, avete visto il, insomma, il tizio vestito in nero che stava scappando? C'era anche una ragazza che, insomma, lo stava rincorrendo. Perfetto, e sono da queste parti praticamente. La polizia, quindi venite insieme a me a cercarlo, certo. Direi che è un'ottima idea. Allora, andiamo. Allora, siamo qua, ragazzi, arrivati a questo bivio. E c'è anche Ursa e la nostra, penso, cugina, che si chiama Tucana, quella che era in casa nostra per qualche strano motivo. Allora, qua è una, insomma, polvere, Bright Powder. Ok, va bene, va bene. Sembra una specie di pozione. Allora, qua mi sa, ragazzi, che ci sono troppi Pokémon selvatici, quindi devo andare veramente molto piano. Se non gli sveglio tutti. Oh, sono già, ma siamo arrivati, fortunatamente. È ovvio, ovvio, no, no, ma veramente, no, 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 raga, cioè, questi fangame con questi Pokémon, io non li sopporto, dati i repellenti gratis, eccolo qua, attenzione ragazzi, potrebbe essere un team malvagio, mi dia i miei Pokémon indietro, New Team Rocket, oddio, no, aspettate, qua poi è tutto un altro, insomma, un altro capitolo, oh mio Dio, ora questi Pokémon appartengono al New Team Rocket, me li dia indietro. Mamma mia, l'ha pure spintonata via. Gli ha fatto anche male. Mamma mia, che lancio gli ha fatto fare. Stai bene? Sono a posto, ma i miei Pokémon. Cosa vuoi fare? Cioè, perché vuoi prendere quei Pokémon? Perché mi chiedi? Ora appartengo al Team Rocket, ovviamente. Al nuovo Team Rocket. Ok, per divertimento. Cosa? Divertimento? Sì. Sì, per divertimento gliel'ho presi. Quel ragazzo sembra essere impazzito, evidentemente. E ha un aspetto molto, molto strano. Perché ha preso quei Butterfree e quel Beedrill? Molto bene. Proviamo a fare cosa? Ragazzi, il Team Rocket ha creato nuovi Pokémon. Sono Pokémon malvagi, guarda, sono tutti rossi. E quelli cosa sono? Questi sono i Blood Pokémon. Bad Blood, anzi, ragazzi. Quindi... cos'è? Dal sangue nero? Oddio, cioè, veramente. Black Blood Pokémon. Va bene. Sono diventati più forti questi Pokémon. Ok, sono i Pokémon più forti del mondo in questo momento. Ok. È molto strano, ragazzi. Molto strano. Questa recluta del nuovo Team Rocket ha creato questi nuovi Pokémon. Dobbiamo combatterli noi? Okay. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che figata. Cioè, dobbiamo veramente affrontare questo tizio, che sembra, insomma, molto simile a Silver, però non è Silver. E affrontiamo, ragazzi, questi Beedrill e Butterfree rossi, questo Black Blood Pokémon, oh mio Dio. Va bene, io sono molto avvantaggiato, ragazzi, lui è un po' meno, io posso fargli veramente molto male a questi tizi, però Confusion non è una bella mossa, Non è una bella mossa, caro mio, ecco, mi ha fatto leggermente male. Perché Fury Attack e Confusion non sono delle ottime mosse. Quindi... allora, interessante ragazzi questa mossa che hanno messo in questo fangame insomma, di questi Pokémon. È veramente molto interessante. Ok, è super efficace. Machop usa Low Kick, che sarebbe, vabbè, non mi ricordo la traduzione italiana, ragazzi. Low Kick, calcio basso, tipo una cosa del genere. Vai, Wing Attack, dovremmo far fuori, speriamo qualcuno. Ok, Machop se ne va assolutamente, mi sa. Se non ho visto male, ecco, vabbè. Speriamo che abbia qualcos'altro di più buono di Machop. Fury Attack... e non mi fa tantissimo, ragazzi, Fury Attack, anche se è pericolosa. Vai, Wing Attack adesso. Gli farò male? Grande, critical hit di Starly. Così, questo è lo Starly che mi piace. Benissimo, per fortuna abbiamo andato giù, ragazzi. Abbiamo un pericolo in meno e tanti punti esperienza per noi. Fantastico, vorrei imparare doppio team Starly. Quindi direi proprio di no. Direi che è una mossa che non ci serve in questo momento. Fantastico, livello 14, quindi anche evoluzione in questa parte. Vedremo un po' com'è, insomma, l'animazione delle evoluzioni. Manda Pikachu, ovviamente, che è a livello... è a livello 5, va bene, a livello 5. Siamo più veloci di Butterfree? No, perché ovviamente, ragazzi, come ha detto lui giustamente, sono Pokémon cambiati nell'aspetto, ma sono anche più potenti. Pikachu fa una figura che, mamma mia, però ci sta, perché l'aveva appena catturato, quindi è giusto che non sia subito a livello 12-13, è una cosa molto molto giusta, secondo me. Ok, abbiamo battuto questi due Pokémon, e sarà il 15 star, addirittura, veramente delle cose indecenti. Questo Pokémon è fortissimo. Cosa?
E adesso l'evoluzione, grandissimo stallo che si evolve. Vediamo un po', è molto molto interessante. Uno stile quinta gen, ovviamente, ragazzi, come vi dico dall'inizio della serie, tra virgolette. Staravia! Ravia! Molto molto interessante. Ma com'è possibile? Ah, sono tornati normali, ora me ne vado via. Ma non ho più bisogno di questi Pokémon, intanto si stava solo divertendo praticamente. E se ne va, ragazzi, e se ne va. Ok, dove è andato per Arceus? Non ne ho idea. Ok, portiamo questi Pokémon a lei e quindi l'abbiamo portata al centro Pokémon adesso. Molto bene. Cosa avevano quei Pokémon nella battaglia? Sì, erano mo molto molto strani effettivamente. Troppe informazioni. Andrò al Pokémon Center a curare i miei Pokémon e andrò anche insieme a Tucana. Molto strana questa cosa, ragazzi. Oh, che succede? E quello chi è? Li ha usati? Li ha usati? Anzi, l'ha usato, una cosa del genere. E sembra funzionare molto bene, ma quello... Ok, hope you succeed, Rocket. Ce l'hai fatta, Rocket. Spero che ce la faccia tu, Rocket. Prima. Montefini. What? È un ultravarco questo! Finalmente, abbiamo trovato un varco? O dobbiamo chiamarlo ultravarco? Oh mio Dio, no, ma pure. Mister... Aspetti. No, ragazzi, non ci... Cos'è? Lord Otis? Ok, va bene. Otis? La materia, insomma, oscura ci aiuta veramente a fermare la guerra. Ok, quale guerra? No, mio signore. Tucana? Ma quella lì è Tucana? Ma aspetta un attimo, non ci sto capendo più niente. Allora, Tucana è la nostra cugina, quella con i capelli normali. Questa qua sembra una Tucana oscura. Non ci sto capendo più niente. Abbiamo questo Lord Otis, ragazzi, che è quello centrale, che si chiama Giovanni, però non è Giovanni. Ok, analizziamo questo varco. Ok, questo è dove la materia oscura proviene, viene fuori. Sì, effettivamente. E con questo saremo capaci di fermare la guerra. Ok, dopo aver collezionato abbastanza materia oscura, potremo finalmente fermare quell'agente di Kalos. Cosa? Oddio, prendi fuori il cristallo oscuro. Ok, quindi c'è un cristallo con cui raccolgono l'energia oscura, immagino, quindi. Ma ragazzi, non ci sto capendo niente, che sta succedendo? Quindi hanno fermato l'ultravarco, ora abbiamo 12% ricaricato. Quindi, ok, va bene. Beep, beep, beep. Lo sono di nuovo chiamando. Siamo abilitati adesso a ricevere il segnale dalla montagna? Sì. Ok, lo saremo molto molto presto però. Questo is a new Team Rocket boss calling. Ok, ah, quindi lo sta chiamando il boss del Team Rocket, del nuovo Team Rocket. Fantastico. Ora è troppo pericoloso lavorare da soli. Loro? Intendi le Librarian? Ok, dobbiamo tornare al New Team Rocket Headquarters, quindi al quartier generale del New Team Rocket. Ragazzi, scusate se sono un po', insomma, confuso in questa traduzione, ma non ci sto capendo molto, perché quella lì è il personaggio femminile che c'era prima, ma adesso sembra con i capelli neri. Cioè, non ci sto capendo niente. Cos'è? È una dimensione parallela? È lei? E di nuovo lui, e di nuovo lui. Cosa? Ok, sapeva che sono qui. Ha degli ottimi occhi, indubbiamente. Devo stare più attento la prossima volta. Questo chi è, ragazzi? Questo chi è? Vabbè. Se ci sarà una prossima parte, ragazzi, con il vostro supporto, andremo a scoprire chi è. Quindi mi raccomando, se volete un prossimo episodio, 400 mi piace e andremo magari a scoprire chi sono questi tizi, cos'era quell'ultravarco e insomma cos'è questa guerra di Kalos, questa insomma materia oscura che stanno cercando quei loschi personaggi. Ragazzi, quindi mi raccomando, massimo supporto, DDG e come sempre nella descrizione del canale. Per oggi a Rocket è tutto, quindi un saluto reclute e ovviamente bye bye!